Buonasera, buonasera al signore del Capricorno. Per l'oroscopo che va, la settimana che va dal 5 all'11 di luglio 2021. Capricorno che mantiene Plutone retrogrado nel suo segno, mentre Urano è in Toro, quindi segni di terra indisturbati. I movimenti più forti avvengono nei segni d'acqua questa settimana perché abbiamo la luna nuova il giorno 10 in cancro, il sole che è sempre in cancro. Il giorno 11 Mercurio, dal segno dei gemelli, dopo 2 mesi passa al cancro. Quindi il cancro si avvantaggia anche della comunicazione, una comunicazione particolarmente emotiva, così come emotiva, grande spazio di emotività dà questa luna piena in cancro. Marte e Venere restano forti in Leone. Quindi i segni di fuoco sono forti. Nettuno e Giove retrogradi in Pesci, segni d'acqua, quindi proprio fanno l'amplein, e Acquario con Saturno retrogrado e Mercurio, ripeto, che domenica lascia il segno dei gemelli. Quindi abbiamo detto tutto, questi sono i passaggi fondamentali. Adesso andiamo a vedere il Capricorno. Qual è? Capricorno che in ogni caso, con tutti questi pianeti in pesci, abbiamo Nettuno e Giove retrogradi in pesci, diciamo da qualche parte viene un po' avvantaggiato, che non è proprio solo. Energia interna del Capricorno, la torre al contrario, energia esterna, le stelle al contrario, energia della settimana e sfida. La messa al contrario, ragazzi, quante carte al contrario. La torre al contrario, che caos interno che hanno questi Capricorno. Esternamente le stelle al contrario. C'è una strada che non si vede, non c'è più direzione, non c'è più direzione. La papessa al contrario, qualcosa non si vuole vedere, l'ho detto, qualcosa che non si vede, l'avevo detto. In qualche modo c'è qualcosa che non si vede. Ok, andiamo a vedere perché la torre al contrario per i Capricorno. Ancora la papessa e il karma a fondo mazzo. Dunque, gran caos. Questo caos però è relativo a una storia, per molti una storia extra, per molti una storia d'amore, che ci causa tante notti in zona. Una storia nascosta, quindi penso proprio extra. Crea tanto caos, tanto tanto caos. Qualcosa che non si vuole vedere, ragazzi. Papessa, papessa, amanti. 9 di spade e torre al contrario. Mamma che stanno male Capricorno questa settimana. In qualche modo non riescono manco a dormire di notte. Sono afflitti, afflitti hanno per questo caos mentale che hanno relativamente a questa storia nascosta. Una storia karmica comunque probabilmente. Vediamo esternamente che succede. Allora, gli acquario hanno a che fare, gli acquario, però di Capricorno hanno a che fare con i gemelli, con l'acquario, probabilmente con lo scorpione, adesso andiamo a essere più certi. Stelle al contrario, beh, qualcosa qui non va verso il giusto, ed è qualcosa relativamente a un matrimonio, una situazione fissa, la casa. Una situazione di casa, qui c'è proprio una chiusura, quindi quello che era il nostro percorso è come in qualche modo si è interrotto, non ci si vede più. Molti Capricorno hanno a che fare con una chiusura relativamente a un rapporto fisso, a una casa, per altri è una situazione professionale, ok? Esternamente c'è in qualche modo il perdere riferimenti di una situazione professionale. Ok, andiamo a vedere come funziona la settimana. Settimana per il Capricorno. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Nuovo inizio in qualche modo. Lunedì, una
cercare l'equilibrio, probabilmente in un rapporto di coppia, adesso andiamo a vedere, cercare l'equilibrio, cercare di un equilibrio tra il dare e l'avere. Andiamo a vedere Capricorno dal 5 all'11 di luglio. Eccoli qua. E vabbè, gelosia a fondo mazzo, ma in realtà è qui nella situazione, c'è una situazione nascosta, l'abbiamo già visto. Qui ci sono due donne o due uomini, fate voi, qui c'è da fare una scelta. Qua c'è un equilibrio molto precario perché c'è una scelta da porre in atto e tanta gelosia. Qui abbiamo, qui c'è una, cioè qua c'è una convivenza di più persone in lo stesso rapporto, quindi niente, niente di buono sotto il sole, come dico io. Beh, sicuramente non è una situazione comoda, qui c'è qualcuno di scomodo. Per molti, chiaramente, non per tutti, per altri c'è da ritornare in equilibrio, c'è una difficoltà a trovare l'equilibrio tra la nostra parte pratica, a volte materna, la nostra parte più istintuale, più non dico aggressiva, più passionale, ecco. Quindi per qualcuno c'è proprio la presenza di una terza persona, per altri invece è proprio la difficoltà di mettere in equilibrio la nostra parte più materna, più pratica, con quella più passionale, ok? Martedì si guarda e si spia qualcuno per cercare di capire. Ci si chiude in se stessi, ci si allontana e si spia e si guarda qualcuno perché si ha voglia di capire. C'è tanta confusione, si vuole capire l'altra persona come sta e dove sta. Assolutamente sì, tutte carte di gente che spia, mamma mia, Paggio di spade due volte addirittura. Mercoledì è come se in qualche modo si desse l'opportunità, vediamo a che cosa, a chi o a che cosa diamo l'opportunità, Capricorno. Si darà l'opportunità a un rapporto di coppia. Le difese sono molto alte e continuo a dire che potrebbe essere un rapporto di coppia di lunga data, comunque stabile. Le difese sono molto alte, però in qualche modo si vuole ritentare a riaprire un discorso con questa persona che noi pensiamo, la nostra metà. Giovedì però già vi vedo un attimo in difficoltà, è come se non foste convinti di questa riapertura, come se in qualche modo sentiste che invece il taglio è inesorabile, come se non foste guariti. C'è una presa di coscienza del fatto che siete voi a dover decidere se chiudere o aprire questa storia, siete voi a dare l'equilibrio a questa storia, siete voi a guarire o a stare male. Sì, è tutto molto incerto, vedo tutto molto molto incerto, cari Capricorno. Venerdì, in qualche modo c'è voglia di passato, in qualche modo c'è voglia di giocare, le carte ci ho messo al contrario. C'è un gran senso di, comunque di insicurezza, di tradimento, eccolo qua. Qualcosa vi manca qualcuno del passato, vi manca qualcuno che vi dava gioia. Sapete però che in qualche modo bisogna decidere. Ancora una volta il due di spade, ragazzi, tante volte l'ho incontrato. Qui c'è proprio il dover decidere, dover prendere una decisione relativamente a un qualcosa del passato, se decidere o no questa situazione. Sabato vi vedo muovere a piccoli passi, ma muovere. Dopo essere rimasti tanto fermi, tanto come ammalati, tra virgolette, sabato
Sabato è un giorno di riscatto, con la mente si punta dritti all'obiettivo, l'obiettivo è la felicità, è la celebrazione, si vuole vincere in una situazione e si vince, c'è la forza, in qualche modo si porta avanti questo progetto di felicità, questo progetto di riscatto. Ancora il karma, ancora il due di spade e la torre. Cosa ci dà forza? Ci dà forza? O cosa ci toglie forza? Ci toglie perché c'è la torre. In qualche modo ci toglie forza il fatto di dover decidere, ma dobbiamo decidere per forza. Scusate le parole. Noi abbiamo voglia di tornare con qualcosa. Comunque, qui c'è, per molti Capricorno, abbiamo davanti una storia karmica. Una storia molto importante. Tanti sei di coppe, tanto karma e giudizio. Sulla carta numero 20. Qui abbiamo tanto, ma anche la torre, no? È una delle carte del karma. Qui abbiamo in qualche modo la forza starà nel decidere. E voi decidete di riunirvi con qualcuno, di ritrovare qualcuno, cari Capricorno. Tiriamo il bandolo di questa matassa che è abbastanza intricata, quindi in qualche modo voi sentite che c'è un mistero, o molti di voi hanno un mistero, hanno un segreto, hanno una persona segreta che amano, o e quindi diciamo che sanno questa settimana che devono in qualche modo trovare l'equilibrio anche rispetto a questa storia, perché si rendono conto che il ritorno di questa persona per loro è molto importante. È qualcosa di karmico, qualcosa che loro si aspettano, loro si aspettano questo ritorno, perché sentono una fortissima attrazione con questa persona. Per altri, invece, capiscono che c'è una terza persona presente e non sanno, vorrebbero da un certo punto di vista superare tutto e sanno di essere loro i padroni del loro destino, no? Vogliono riaprire una situazione, vogliono aprire una situazione, vogliono abbattere le difese, aprire una situazione, ma in qualche modo non ce la fanno, l'insicurezza la fa da padrone. L'insicurezza e il senso di mancanza la fa da padrone, cominciano a stare a sentirsi male, sentirsi ad andare in depressione, no? Ad esplodere anche in questo senso di insicurezza. La giustizia al contrario, in qualche modo non c'è equilibrio in questa storia, ma l'abbiamo visto che non c'è equilibrio. Sì, è la ricerca di un equilibrio che non c'è, che non si trova. Ecco qua, ancora la torre. Qua c'è da prendere una decisione. Si prenderà una decisione abbastanza improvvisamente, secondo una decisione di rottura, ragazzi, c'è una decisione di rottura da prendere, di giustizia al contrario potrebbe essere anche un divorzio, c'è una decisione da prendere e si prenderà anche abbastanza improvvisamente, si farà qualcosa di il matto. È il matto qua, ma guardate quando si richiama, dovete cercare però di evitare di comportarvi come il matto, dovreste essere un po' più razionali, invece voi entrate in un energia un po' irrazionale, no? Dovete aprire una situazione pur cercando di mantenervi saldi. Quindi c'è da aprire una situazione, c'è da perseguire questa vittoria, però dovete anche cercare di mantenervi calmi e saldi. Ok? Beh, questa è una settimana particolare perché questa è una settimana in cui secondo me qualcosa esplode.
questo mistero che ci portiamo dentro, questo segreto che ci portiamo dentro, in qualche modo ci sta dilaniando dentro, in qualche modo tenderà a fornirci un epilogo diverso da quello che avevamo progettato inizialmente, e questo epilogo potrebbe essere un divorzio, un allontanamento, eh. L'essere al contrario, qualcosa che avevamo progettato inizialmente. C'è tanto bisogno di prendere delle decisioni e di prenderle in fretta, o qualcuno le prenderà in fretta per ritornare in forza. Allora, seguite il vostro impulso spirituale, ma rimanete solidi con i piedi per terra, questo vi dico le carte, non viaggiate troppo, non allontanatevi troppo con la mente, rimanete con i piedi per terra, seguite il flusso, seguite la musica, seguite il flusso, ok? Non il matto, non lanciatevi in situazioni situazioni che non vi appartengono, che non sentite vostre, seguite il flusso, ok? Questo era il Capricorno, una settimana che va dal 5 all'11 di luglio 2021. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti. Se volete iscrivervi al canale cliccate sulla campanella, sarete sempre avvisati dei prossimi video, anche se con i tempi di YouTube, che a volte fa passare anche 2 giorni. Io per questa sera con Capricorno ho chiuso. Fatemi sapere se vi siete ritrovati in qualche modo in questo oroscopo alquanto bizzarro. Bizzarro no, perché c'è un segreto, c'è qualcosa che deve venire alla luce. Ci sono delle decisioni da prendere. E saranno prese anche abbastanza improvvisamente. Quindi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, mi raccomando. Cliccate sulla campanella, ve l'ho detto. Iscrivetevi. Noi col Capricorno ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.